C'era grande entusiasmo perché anche il Di Maria, grandi colpi per Pogba, e poi invece Pogba che non è al top, chiaramente ha scelto tra l'altro anche una politica no, per quanto riguarda la sua terapia che i tifosi bianconeri non hanno molto condiviso, ecco questa terapia che comunque andrà a oltranza e non prevede un intervento chirurgico proprio per consentire al giocatore di giocare poi ai mondiali. È una terapia rischiosa. Andremo a parlarne perché poi c'è anche da parlare di Kostic, voglio chiedervi un vostro parere su questo nuovo innesto che è attesissimo per effettuare le visite mediche già domani, doveva arrivare oggi, poi c'è stato il problema un po' per quanto riguarda anche la Supercoppa che giocherà stasera l'Eintracht, ma comunque niente allarme perché arriverà probabilmente proprio domani. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo subito con tanti aggiornamenti, a tra poco. Lasciarti andare perché approfitto della tua presenza, fammelo dire, per capire invece a che punto è la trattativa con il Valencia, perché da quello che stiamo raccontando in questo momento sia tutto bloccato, sia tutto fermato per Arthur, perché il Valencia non sarebbe in grado comunque di pagare tutto l'ingaggio, ma soltanto parte di esso, ovvero circa il 25%. Con noi lo ritroverete chiaramente più tardi, a presto. Allora, ecco, ho fatto una bella sintesi il nostro Giovanni per quanto riguarda tutto il mercato in questo momento della Juve, detto che comunque domani, ripetiamolo, è attesissimo ormai l'arrivo di Kostic e poi ci sono queste problematiche sicuramente a centrocampo da risolvere per quanto riguarda l'uscita di Rabiot e l'entrata di Paredes. Mi sembra di capire che comunque in questo momento sia questo no, il nodo da sciogliere per quanto riguarda la squadra di Allegri. Parliamo però anche di Romane, perché poi un'altra grande scoperta del mercato in questo senso è stata la Roma, perché poi abbiamo detto tante volte Adriano, ecco, non ci si aspettava probabilmente questi grandissimi colpi di mercato. Ormai Wijnaldum è un giocatore giallorosso a tutti gli effetti, Paolo Dybala anche, quindi c'è grande curiosità anche per la partita della Roma contro la Salernitana, perché già sarà un primo test per capire come disporre questi giocatori in campo, perché poi il problema di Mourinho anche della scorsa stagione è anche la scelta del modulo, quindi vedremo le scelte quali saranno del tecnico giallorosso. Si comincia da... Diamo un ultimo aggiornamento per quanto riguarda la trattativa di Nicolò Zaniolo con il Tottenham, perché in questo momento c'è grande interesse da parte di Antonio Conte, perché poi è lui che chiaramente spinge per avere il giocatore giallorosso a disposizione, però in questo momento Mourinho è stato chiaro, vorrebbe blindare comunque il suo pupillo, perché poi anche dagli allenamenti, anche dal modo in cui comunque Mourinho si avvicina e si è avvicinato in diverse occasioni a Zaniolo, abbiamo capito che comunque crede in lui e vuole addirittura dandogli la fascia di capitano in più di un'occasione anche in questo pre-campionato, vuole comunque riconfermarlo e chissà, insomma, farlo crescere sotto tutti i punti di vista insieme ai grandi altri colpi che sono stati quelli di Paolo Dybala e Wijnaldum. Ci fermiamo, altro piccolo break pubblicitario, ma restiamo insieme a voi per un'altra mezz'ora più tardi, quindi restate pure su Sport Italia. Interessante, no? Che ci fa capire anche a che punto è in questo momento la squadra di Maurizio Sarri. Abbiamo citato anche il Napoli, di cui non abbiamo molto parlato, beh, c'è la questione Raspadori che in questo momento chiaramente offusca un po' tutto il resto, però chiaramente il Napoli, Adriano, abbiamo detto anche tante volte con te, è una situazione davvero paradossale, perché poi se ne sono andati tanti dei gioielli insomma di Spalletti, no? Che comunque nelle scorse stagioni sono stati davvero fondamentali da tutti i punti di vista, non solo tattici ma anche dal punto di vista mentale, perché sono quelli che noi chiamiamo i senatori, quindi partire da Insigne, poi per andare su Koulibaly e Mertens, no? Adesso anche Fabian Ruiz al centro di trattative, c'è il Paris Saint-Germain, occhio, chiaramente vi aggiorneremo anche su questo più tardi, però insomma mi sembra di capire che è una situazione piuttosto complessa. Sì, con che l'Atalanta dovrà capire poi, no, come affrontare la prossima stagione, perché abbiamo visto Gasperini, abbiamo sentito anche dalle sue parole, non è molto contento, però ecco, sono sempre squadre importanti, quindi chiaramente anche la Fiorentina, se dovesse arrivare quell'innesto lì, potrebbe fare molto bene. Comunque vi aggiorneremo più tardi nel corso della programmazione di Sport Italia, ripeto, con Deborah Schirru che vi aspetta tra poco. Noi intanto abbiamo terminato questa parte. Tutti. A tutti voi per averci seguito, come dicevo, restate pure su Sport Italia perché davvero la programmazione continua tra poco.